pensa. Allora, mentre leggevo il libro della Presidente Boldrini, pensavo, o lei ha un dono che è quello della preveggenza, perché praticamente nel suo libro, bellissimo fra l'altro, lo devo dire francamente, tratta i temi che noi abbiamo trattato nella nostra rassegna. Quindi non potevamo chiudere meglio la rassegna che abbiamo iniziato con il libro di Maria Attanasio all'inizio di ottobre, che con questo libro, perché questo libro tratta praticamente tutti i temi che noi abbiamo trattato nella nostra rassegna. Voi sapete, la rassegna l'abbiamo intitolata Libraria, che riprendeva il titolo della rassegna estiva, dalla parte di lei. Dalla parte di lei, perché crediamo che, come abbiamo scritto quando abbiamo chiesto il patrocinio della Regione Toscana, che dietro alla giornata contro la violenza alle donne ci sia in realtà un mondo che noi dobbiamo sconfiggere, che non è solo la violenza fisica, ma che fa, diciamo così, di cui fa parte tantissimi temi e tantissimi argomenti che la Presidente Boldrini ha trattato nel suo libro. Voglio ringraziare quindi la Regione Toscana per il patrocinio, il Comune di Sesto, che stasera è rappresentato da Irene Falchini, nuova neoeletta consigliera alle pari opportunità e alle politiche di genere. Poi ringrazio ovviamente lo SPI-CGL, l'associazione, il coordinamento donne della CGL, l'AUSER e l'associazione anziani, che insieme al comune, come tutti gli anni, organizza insieme a noi un evento nell'occasione di questa giornata. Allora, buonasera a tutti e a tutti, ringrazio nuovamente la libreria, il coordinamento donne SPI-CGL, lo SPI-CGL, l'AUSER e ovviamente anche la Regione Toscana, perché siamo qui stasera, ecco, e soprattutto grazie a loro. E appunto, l'ha presentato prima, sono Irene Falchini, sono appunto consigliera delegata del sindaco alle pari opportunità e politiche di genere, e diciamo ora da questo fatto personale, che in realtà è anche pubblico, quindi insomma già siamo già nel pubblico, vorrei partire per la presentazione di questo libro, perché appunto già in realtà il sottotitolo, quindi come porre fine al potere maschile sulle donne, è una questione politica, è tutta una questione politica, e ce lo insegnano le femministe da tanto tempo, il personale politico. E lei, come Presidente della Camera, ha fatto tanto anche per le nuove generazioni, per avvicinarle, perché sono stati tanti gli incontri fatti e voluti da lei all'interno appunto del Palazzo, e ha fatto anche reso gli spazi fisicamente più femminili, perché ha popolato dando rilievo a tutte quelle personalità, a tutte quelle donne che hanno fatto la storia di questo paese, che spesso ce ne dimentichiamo. Cioè, noi a Sesto Fiorentino abbiamo intitolato questo un paio di giorni fa una via a Nisvegliotti, perché anche noi abbiamo un problema di onomastica, ecco. E finirò qua, perché è un problema politico anche questo. E ho voluto scrivere questo libro per dare un contributo, per fare la mia parte. Ho maturato quest'idea durante la parte più acuta del Covid, quando appunto sono emerse con forza, ancora di più se possibile, tutte le discriminazioni ai danni delle donne, l'indifferenza verso le loro problematiche, l'aggressività nei loro confronti, l'odio in rete ma anche nelle famiglie, l'aumento delle violenze sulle donne. E quindi ho cominciato a dire: ma tutto questo non è normale. E mettendo giù questi elenchi nero su bianco, veniva fuori una lista mostruosa, mostruosa. E allora io, di fronte a questo, mi sono detta: ma non possiamo, come dire, non stigmatizzare, non fare evidenziare tutto questo, perché oggi, no, diciamo, gli aspetti patologici sono ancora più forti. E mi sono messa a scrivere il libro. Dopodiché ho avuto purtroppo un'interruzione
perché ho avuto la peggiore notizia che può capitare a una persona di ricevere, e quindi si è fermato tutto. Io sono stata travolta da uno tsunami e le mie priorità sono cambiate. Quindi ho subito un'operazione, un tumore raro al femore, mi hanno operato, e devo dirvi che riprendere in mano questo libro è stato un grande incoraggiamento. Io devo molto a questo libro, gli voglio bene, per tanti motivi. Uno, perché l'ho fatto per le nostre figlie, per voi ragazze e anche per i ragazzi. E poi perché mi ha aiutato a ritirare sulla testa in un momento in cui, insomma, ero abbastanza sotto scacco. Cosa che... E quindi, vedete, che cos'è che non è normale? Dunque, non è normale qualsiasi comportamento che sia lesivo della dignità di un'altra persona. E nel nostro modo di parlare noi facciamo male spesso alle persone, e quasi sempre queste persone sono donne, anche inconsapevolmente, guardate, anche nel modo, anche quando si vuole essere gentili, no? Se tu vuoi essere carino con una donna, a volte dici, ah, però quella c'ha le palle. No, non ce le ha, e non mi interessa neanche di averle, ma è un sinonimo di dire che è brava, perché i genitali maschili sono un sinonimo di capacità, di bravura. Al contempo, quando invece a un uomo lo si vuole offendere, cosa gli si dice? Ma sembri una femminuccia! Quindi, attenzione, è come se tutto ciò che identifica il femminile sia un disvalore, ok? Sei brava a guidare per essere una donna, ma io sono brava e basta. No, invece per essere una donna, perché le donne normalmente fanno le cose in modo sbagliato. E potrei continuare, quante volte magari a una riunione, non so, magari una donna si arrabbia, batte i pugni, no? Si impone, e tutti a dire poi, però misterica, non sa tenere la pressione, mentre se lo fa un uomo è uno di carattere, no? Allora, questo doppio canale non fa ridere, ma nasconde un forte pregiudizio che noi ancora ci portiamo dietro da millenni. Guardate, ho voluto raccogliere, come diceva Francesca, tutti questi proverbi, perché sono una mostruosità pure questa. Cioè, non c'è un proverbio che va a vantaggio della donna. Tutti i proverbi che ho trovato sono proverbi che vogliono in qualche modo sminuire la donna, paragonarla agli animali, donna e buoi, no? O donna e motori, gioie e dolori, cioè paragonarla a un oggetto. Quindi tutti questi proverbi non sono saggezza popolare, sono stratificazioni di discriminazioni che ci portiamo dietro da millenni. Allora, su questo vorrei dire una cosa. Noi per 2000 anni siamo state delle appendici, d'accordo? Siamo state appendici degli uomini. Noi molto tardi riusciamo a avere la personalità giuridica, ok? Ci arriviamo con molta fatica ai primi del Novecento. Non avevamo personalità giuridica, dunque non esistevamo, dunque eravamo in quanto mogli di qualcuno o figlie di qualcun altro. Non potevamo possedere patrimoni, non potevamo testimoniare, non potevamo lavorare. O ti sposavi o andavi in monastero, in convento. Non c'erano altre strade. Questo è durato millenni, se non che all'inizio del Novecento, cioè negli altri paesi a fine Ottocento, anche noi a fine Ottocento qualcosa si muove, Anna Maria Mazzoni, ci sono figure che sono conferenziere, vanno in giro per l'Italia, no? Il grande Salvatore Morelli, mazziniano, deputato della Repubblica, il quale nel 1877, badate la data, lui fa una legge contro la schiavitù domestica, perché c'era schiavitù domestica, e il diritto delle donne a votare, 1877. Noi ci arriviamo nel 1946. Questo deputato diventa lo zimbello di tutta l'aula. Ho fatto questa ricerca in cui c'è uno scambio tra Cristi che presiede e lui, bellissima, lui che dice, spiega perché le donne devono essere soggetto attivo e politico ed economico e sociale.
e tutti che ridono, lo sbeffeggiano, lo disegnano nelle cronache, no? Nelle riviste, con delle gonne ricamate, come un femminiello. Ecco. Quindi, vita difficilissima per il povero Morelli che si è scavato praticamente la fossa da solo, no? Dopodiché noi ci arriviamo tardissimo e poi il percorso continua grazie a delle donne che sono state in prima linea, il movimento femminista. Ora parliamo un attimo di femminismo. Il movimento femminista è stato un movimento che ha dato il via alla più grande rivoluzione pacifica del Novecento, quella che ha scardinato appunto la sottomissione delle donne, che per millenni erano sottomesse. Quindi in pochi decenni questo movimento rivoluzionario ha cambiato in modo a 360 gradi l'assetto sociale. Le donne che lo hanno fatto hanno vinto e dunque dovrebbero essere rappresentate come delle donne eroiche. Invece nel nostro paese anche qui una differenza. Quando si parla di femminismo o di femministe, che cosa si pensa? Qual è l'idea, diciamo, comune? Che le femministe, per carità, roba da vecchie, tutto sorpassato, e poi chi sono? Donne sciatte, donne con gli zoccoli e la gonna lunga, donne arrabbiate con gli uomini, quelle che ce l'hanno col mondo. Questa rappresentazione, questa narrazione del femminismo è qualcosa di ferocemente misogino, perché quelle donne invece, grazie a loro, che noi oggi possiamo fare tante cose, e noi dovremmo riappropriarci di questo movimento, farlo nostro, noi donne e anche gli uomini con noi. Perché essere femministi, che vuol dire? Vuol dire fare di tutto per vivere, no? In un contesto in cui uomini e donne hanno stessi diritti e stessi doveri, giusto? Quindi chi è che può dichiararsi non femminista? Cioè, come si fa a dire io non sono femminista? Io penso che tutti dovrebbero essere femministi. In altri paesi, ad esempio, i politici non potrebbero mai permettersi di dire che non sono femministi, anche quando sono conservatori. Boris Johnson è un Tory, ma sempre in pubblico dice che è femminista. Quando io invitai alla Camera Justin Trudeau, premier canadese, lui la prima cosa che ha detto davanti a tutti ha detto: io sono femminista, chiaro questo, e io insegno ai miei figli a essere femminista, a essere femministi, perché il femminismo è una bandiera politica. Allora nel libro lo scrivo, ma non è normale, no? Togliere il femminismo dall'agenda politica e considerarlo come una cosa secondaria, cioè considerare l'uguaglianza di genere come una cosa da donne. Ma voi capite che l'Italia ogni anno rinuncia a 7 punti di PIL perché rende più difficile l'accesso alle donne al mercato del lavoro? Se quel capitale umano femminile fosse messo invece, no, in condizione di esprimersi, noi ci guadagneremmo come, a parte ingiustizia sociale, ma anche economicamente. Allora, questo voglio dire, che non essere femministi, non mettere il femminismo e l'uguaglianza di genere al centro dell'agenda politica è un errore formidabile. In più, se non si valorizzano le donne si sentono, come dire, come se valgono meno. E se tu poi ci metti pure che c'hanno il compagno che sta tutto il giorno a dirgli che non capiscono niente, che non sono buone manco a portare i soldi a casa, che è meglio che stanno zitte, alla fine tutto questo porta all'oggettivazione. E la svalorizzazione, l'oggettivazione porta poi l'uomo a considerare quella donna come qualcosa di cui può disporre, fino al punto di arrivare al disprezzo massimo, che è ucciderla. Quindi vedete, l'assetto sociale è fondamentale per arrivare al rispetto delle donne, e se c'è rispetto ci sarà anche meno violenza, se c'è lavoro ci sarà anche meno violenza. Quindi la radiografia che io faccio in questo libro vuole dire che nessuno si può chiamare fuori, nessuno può delegare ad altri. Ogni donna e ogni uomo in ogni ambiente, in ogni ambito, deve fare sua questa battaglia di civiltà. Ti dicono una battuta che ti mette in difficoltà e lo devi dire, non nel sorrisetto imbarazzato e fa finta di niente.
e subisce l'ingiustizia, non è che dice, vabbè, ma dai, lascio perdere. No, il quieto vivere ci condanna all'irrilevanza. Si deve portare avanti la battaglia, anche se è faticoso. Quindi, nelle redazioni dei giornali, in politica, nelle attività commerciali, negli ospedali, nelle scuole, nello sport. In casa. Brava, perché alle nostre figlie, ai nostri figli, gli dobbiamo far capire che loro, maschio o femmina, hanno gli stessi diritti, gli stessi doveri, devono aiutare, devono dividersi i compiti, perché la famiglia non la fa. Scusa, guarda, io mi arrabbio sempre, in silenzio, a me mi fa noia quando dicono aiutare, a me non mi deve aiutare nessuno, perché io in due ore, la settimana per il fatto le cose che mi necessita, se a me non mi deve aiutare nessuno, partendo dalla casa, brava, tutti devono fare, no, ognuno deve fare la sua parte, esatto, ognuno deve fare la sua parte, però pure il maschio, non solo la femmina, questo è il punto, e quindi non è che uno fa una famiglia e poi dopo tutte le responsabilità ricadono sulla donna, perché così non funziona, così salta l'assetto, salta, ecco, allora se tutti e tutte ci prendessimo questo impegno di fare ognuno la propria parte, io penso che si vivrebbe tutti meglio. Thank you.